Buonasera, buonasera di nuovo, siamo in diretta e siamo in compagnia per cui in questa trasmissione, in questa puntata di Voci Transnazionali con Roberto Lovari, che è curatore della giornalista e curatore della rubrica su Radio Radicale l'America Latina e anche direttore di Brasile e Sud America. E quindi grazie Roberto di essere qui con noi. Grazie a voi, auguri, buonasera a tutti gli ascoltatori. Perfetto, allora oggi come da titolo appunto risulta ci occupiamo di un altro appunto dei paesi dell'America Latina, dell'America del Sud, che è l'Argentina. Allora l'Argentina io ne stavo parlando poco fa con Roberto, mediaticamente anche appunto qui in Italia sui media penso settimana fa, insomma, c'era il problema che veniva posto una grande crisi economica, il peso che era in caduta libera, il peso della moneta argentina, e un problema che poi capiremo se è un problema solo economico, un problema sociale, e ovunque appunto si leggeva che praticamente l'Argentina era sull'orlo di una escalation economica che l'avrebbe portata di nuovo un pochino alla crisi tipo quella del 2001, che ha fatto effettivamente grandi danni a livello globale. Ecco, con Roberto Lovari cominciamo un pochino a capire un po' il perimetro di questa crisi, se è finanziaria, economica, valutaria o se è anche sociale, se è anche politica. A Roberto la parola. Ma io devo fare una piccola premessa. Io credo che se qualche storico in un futuro si dovesse cimentare nello scrivere un libro come un paese ricco, in sintesi, diventa povero, sceglierà sicuramente l'Argentina, Gianni, perché noi con l'Argentina, quando è stato nominato il Papa, con l'Argentina abbiamo anche un legame storico, perché il 40% degli abitanti di quel paese è di origine italiana, basta vedere tutti i nomi dei generali della tristissima dittatura degli anni 76-86, hanno tutti cognomi italiani. Però quello che voglio io, perché se non si capisce, se non si ha chiaro questo quadro, no, non si può parlare dell'Argentina del momento, dell'ora, dell'adesso, di questi giorni. L'Argentina è un esempio tragico di un paese ricco. Alla fine della seconda guerra mondiale l'Argentina era la seconda potenza economica delle Americhe e era tra le prime 10 potenze economiche del mondo, aveva le casse piene d'oro e di valuta straniera che aveva guadagnato esportando all'affamata Europa grano e carne. L'Argentina negli anni 30-40 aveva goduto di un tale boom per cui i ricchi argentini, grandi proprietari delle aziende agricole, quando andavano in Europa, un particolare che mi ha colpito leggendo un libro sull'Argentina di un brasiliano, si portavano nelle navi le loro vacche per avere il latte fresco. Può sembrare una cosa ridicola, ma noi dobbiamo avere l'idea di un paese che fino a 40-50 anni fa era un paese ricco, bianco, scusami l'espressione, non mi piace, ma per identificare, no, la composizione etnica della popolazione, non mi piace l'espressione, non è il mio, non è la mia mentalità, però per fare un esempio, aveva un altissimo livello culturale, aveva una diffusa classe media e aveva una economia robustissima, industriale, era uno dei più grandi produttori di soia e di grano del mondo. L'ultimo dato che l'altro giorno, non sono io, emesso dalla Confederazione Generale del Lavoro, la CGT, la Confederazione dei Trabajadores, è quella dell'opposizione, perché lì il sindacato si è spaccato in due, una parte filoperonista, una parte diciamo all'opposizione, quella di Moyano, dava un dato tragico. Mentre nel 70 la povertà era del 4,2%, nel mese di gennaio 500.000 persone sono entrate nella povertà, che adesso sfiora il 30% della popolazione totale dell'Argentina. E a questo punto
La domanda è perché siamo arrivati a questo. Siamo arrivati a questo attraverso decenni di politiche economiche sbagliate. Io ho vissuto negli anni, perché tu lo citavi, nel 2001-2002 l'Argentina ha dichiarato default. E che significa il default, parole, usando le parole italiane? Significa fallimento dello Stato, perché l'Argentina nel 91, Gianni, e poi ti ripasso, aveva legato il suo peso per vincere l'inflazione al dollaro americano, al dollaro yankee, tanto odiato dagli argentini, che anche in questi giorni c'è una polemica tra l'Argentina e alcuni senatori americani, per vincere l'inflazione. Ma e questo lo avevano ottenuto disperatamente i governi di Menem, il famoso ministro dell'economia Cavaglio, lo aveva tenuto, e l'inflazione era stata vinta, ma col tempo la supervalutazione della moneta aveva distrutto l'economia e la competitività del paese, dell'Argentina, del sistema argentino. Avevano sostenuto il loro peso con debiti crescenti che gli americani gli davano, che allora c'era il dollaro facile. Poi è arrivato. Colleghiamo questi fatti che non sempre vengono collegati, io invece gli do importanza perché c'è una fase famosa di Bush che la collega. È arrivato l'11 settembre del 2001 e Bush disse: ma perché noi? E cambiò la politica degli americani, diciamo, si distrassero, non gli interessava più, insomma, avevano il Medio Oriente, dovevano fare la guerra in Afghanistan, in Iraq e tutte le storie che conosciamo, e non ebbero più prestiti. Ora, le vicende sono note, la gente che correva nelle banche, perché a un certo momento cominciarono a ritirare i soldi la gente, e misero il famoso corralito, cioè il divieto di ritirare più di $250 a settimana, e lo Stato alla fine fallì. E la cosa folle, ci fu un botto, per dirla con un termine scherzoso, di 140 miliardi di dollari, in cui rimasero coinvolti anche gli italiani. 300.000 italiani rimasero coinvolti per 10 miliardi di dollari, e non erano, come dicevano gli argentini, mi permetto, perché applaudirono in Parlamento quando ci fu la dichiarazione del default, ci fu l'applauso del Parlamento. Gli argentini, come dire, in quel momento avevano perso veramente la capacità di ragionare. E gli italiani, poi ci furono i cambi, no? Secondo l'offerta dell'Argentina, del 30%. No, infatti no, volevo un attimino fare una pausa su questa cosa che tu dicevi. Allora, dal 2001 praticamente non viene più, l'Argentina non ha più possibilità di contrarre prestiti in dollari, in valuta estera in generale. Sì. E però... E so che praticamente si è sviluppata una sorta di rete di cambio clandestino in qualche modo, perché ci sono anche delle limitazioni addirittura per gli acquisti online in dollari, però nonostante questo si è sviluppata una rete parallela e clandestina. Guarda, diciamo che si potrebbe scrivere un libro sul rapporto tra dollari e argentini, perché il dollaro diventa centrale nella vita degli argentini. Per due ragioni semplici: perché il dollaro diventa il bene rifugio contro l'insicurezza politica, perché non si fidano gli argentini a metterli in banca, adesso lo dirò, da lunedì hanno riaperto la possibilità, ma prima era vietatissimo, e è l'unica forma di difesa verso un'inflazione che lo Stato, per esempio, dichiara il 10%, hanno avuto pure le critiche del Fondo Monetario Internazionale, della direttrice Lagarde, la Christine Kirchner gli ha risposto malissimo, però gli osservatori economici dicono che l'inflazione è al 25-30%. Allora il dollaro, ma questo non solamente adesso, è successo anche nel passato, è diventato, diciamo, la vera moneta di riserva del paese. Chi ha due soldi in classi, adesso anche
anche le classi semplici, anche le classi più deboli, più povere, quando possono acquistano dollari. E c'è il mercato parallelo, il mercato nero del dollaro, lo chiamano il blu, è il parallelo, è il negro. Ci sono dei posti che sono entrati nel linguaggio del castigliano argentino, la cuevas, che sono, sarebbe cava, i posti dove vendono, gli arbolitos, che sono le persone che per strada vendono e comprano dollari. Ci sono dei siti online dove c'è la valutazione del dollaro parallelo, perché adesso il dollaro ha avuto una svalutazione, ma fino a all'altra 10 giorni fa era 6,8, mentre quello nero era 9,5, 10, addirittura lo chiamavano il dollaro messo. Io non sono sportivo, ma questo mi ha consentito di imparare che il 10 è il numero della maglia di Messi, e lo chiamavano il dollaro Messi perché era arrivato a 10. E c'erano la gente, c'è tutta una serie di traffici, di movimenti. Per esempio, te ne dico una, tu hai presente la carta geografica, di fronte a Buenos Aires c'è l'Uruguay. La gente prendeva il battello, il ferry boat, andava in Uruguay, cambiava allora $300, pagava sì una tassa del 20% quando cambiavano, però poi ritornavano, potevano cambiare $300 come massimo, però guadagnavano rivendendolo a 10, avevano pagato 6,5 più il 20%, quindi quindi c'era, cioè in Argentina. E adesso cos'è successo in questi giorni? Perché l'Argentina è sull'orlo nuovo del bar? Non perché ha un debito estero come aveva nel 2001 Gianni, ma perché ogni giorno si diminuiscono le riserve finanziarie dello Stato. Prima a dicembre erano di novembre erano 50 miliardi di dollari, adesso sono ridotti a 28. C'è stato il giovedì 23 che c'è stato un botto, come si dice, una crescita. Loro l'hanno attribuito alla Shell e alla grande speculazione, perché il governo argentino, il peronismo, qualunque cosa di negativo accada in Argentina, caro Gianni, sono le grandi potenze economiche, le forze del male, gli speculatori, e invece sono le conseguenze di una politica economica sbagliata, di una inflazione spaventosa e di un deficit di bilancio spaventoso. Politiche economiche che hanno praticamente previsto, diciamo, tutto uno scenario, un programma di statalizzazioni, cioè di espropri, se non mi pare di aver capito, peraltro anche quello della compagnia, qual era la compagnia petrolifera, la Repsol, certo, se non sbaglio. Ma adesso minacciano di farle altre, perché adesso hanno nominato ministro dell'economia, adesso è stato un cambiamento, dopo essere stata assente per 40-45 giorni la presidente Cristina Kirchner, in seguito a una malattia, era caduta, si era stata operata, è ritornata e ha operato un cambiamento nella propria struttura di governo. Ha cambiato il capo di gabinetto, che è diventato Georgi Kapitanovic, e ha nominato ministro dell'economia un giovane di 42 anni, bravissimo, chiamato il sovietico, colui che aveva definito deficienti coloro i quali avevano mosso obiezioni quando in Parlamento fu presentata la legge della nazionalizzazione della società di petrolio spagnola, IPF mi pare. Perché? E anche adesso il governo argentino, in questi giorni c'è un caldo terribile, c'è un'ondata di calore a Buenos Aires tremenda, 40 gradi. Logicamente questo provoca un aumento del consumo di elettricità, e c'è stato tutta una serie di blackout, c'è stato anche in Brasile l'altro giorno un aumento di consumi per il grande ondata di caldo, di temperature elevatissime. Il governo che cosa ha fatto, caro Gianni? Non è che ha detto... Beh, certo, con queste tariffe, che le società che gestiscono la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica in Argentina hanno i prezzi congelati e quindi non c'è stato più investimento.
la struttura dei servizi in Argentina sta deteriorando perché non ci sono investimenti. Lo stesso è avvenuto alle ferrovie, dove ci sono stati degli incidenti con 20-30 morti. E la risposta del governo qual è stata? Capitanovic ha minacciato il capo di gabinetto, e lo stesso ha fatto Axel Kicillof, che è questo giovane e brillante professore di università, bravissimo, chiamato il marxista, chiamato il sovietico per le sue posizioni in economia, hanno minacciato di statalizzare, di espropriare le compagnie elettriche se non ponevano rimedio ai loro errori. E quindi abbiamo una politica economica estremamente interventista, a cui rispondono certamente delle situazioni paradossali. Per esempio, ti dico una cosa e poi ti cedo la parola. L'Argentina, che ha penuria perché adesso ha allargato le maglie, ma prima per esempio c'erano dei controlli così rigidi sulla moneta, per cui all'aeroporto di Buenos Aires tu vedevi cani che annusavano la gente, tu penserai che forse stavano cercando la droga, no? Cercavano i dollari che la gente esportava legalmente. E ci sono delle situazioni paradossali, questi cambi, questa situazione artificiale, fa sì che per esempio i grandi esportatori di soia e di grano hanno fermi all'estero 4 miliardi di dollari perché non li cambiano, perché aspettano che ci sia un cambio più favorevole per introitarsi, come dicevano, in pesos quando li riportano nel paese. E quindi, come vedi, una situazione dell'economia e della situazione politica, diciamo, userei questo termine, un po' distorta, drogata da una politica che ha come suo asse centrale uno statalismo, un interventismo statale portato agli estremi, che ci ricorda un po' il Venezuela, insomma, Gianni. Sì, abbiamo accennato prima all'Uruguay, quindi in qualche modo volevo chiederti se, come è preoccupazione in queste circostanze, ci sia una cosiddetta possibilità di contagio, nel senso che Uruguay e Paraguay mi sembra che siano delle economie in qualche modo, non dico satelliti, però insomma che in qualche modo subiscono l'influenza di quella argentina, mentre invece in netta in qualche modo controtendenza è il Cile, che invece ha avuto una politica insomma premiante, il suo debito pubblico è poco superiore all'11%, quindi insomma mi sembra che là vada decisamente meglio. Ecco, Uruguay e Paraguay secondo me hanno da temere. Guarda, chi soffre di più paradossalmente è il piccolo stato dell'Uruguay, perché risentono enormemente dell'azione del turismo argentino. Il Paraguay, l'Uruguay è un piccolo stato, 3.600.000 abitanti, un'economia piccola, e vive, per esempio, c'è la famosissima città di Punta dell'Este, dove si trasferiscono tra parentesi gli argentini ricchi, ma che viveva del turismo di massa che si trasferiva là per godere sia di prezzi più economici, sia per cambiare un po' di dollari. In più, l'Argentina, in questa sua politica di difesa delle loro riserve di moneta pregiata, ha introdotto per esempio il divieto per le navi argentine, perché prima era più economico, di sbarcare le loro merci nei porti uruguaiani che poi le mandavano in Argentina, come ha introdotto, e è una lite costante con il Brasile, una serie di ostacoli ai rapporti all'Impatespa. Ti faccio un esempio per dare chiarezza a questo mio ragionamento. Se un imprenditore argentino vuole importare, deve avere la stessa, deve poter esportare la stessa cifra. Per poter importare un bene, un argentino deve chiedere la preventiva autorizzazione, e c'è, diciamo,
tu sai che l'Argentina, insieme all'Uruguay, al Paraguay, al Brasile, fanno parte del Mercosur, questa area che avrebbe dovuto essere un'area di libero scambio, di integrazione economica, invece sta diventando una palla al piede anche per il grande Brasile, che indubbiamente ha nell'Argentina ha una bilancia estremamente a suo favore, perché le merci argentine non sono competitive e i brasiliani sono in qualità e in prezzi sono, nei confronti degli argentini, sono più competitivi, e questo provoca una tensione permanente. Sono soventi le riunioni tra la Cristina Kirchner e la Presidente del Brasile Dilma Rousseff, Gianni. Sì, quindi vorrei in questa ultima parte, che abbiamo altri 10 minuti circa, passare un pochino alle, diciamo, considerazioni di carattere strettamente, perché poi ampiamente ne abbiamo parlato, ma strettamente politico, un pochino sulla Kirchner. A questo punto si prevede, ovviamente sono in previsione poi le elezioni, il modello K lo chiamavano, insomma pare che non sia più in qualche modo così vincente e proponibile, e allora io ti chiedo, si prevede una sorta di instabilità, di momento di precarietà anche politica e quindi sociale, a seguito di questo, della disillusione del modello Kirchner? Guarda, le ultime elezioni hanno dato un segnale chiaramente, hanno sì assegnato ancora al movimento giustizialista, cioè al movimento che noi chiamiamo peronista, la maggioranza, quello del, che, nelle elezioni dell'ottobre dell'anno scorso, hanno sì assegnato ancora la maggioranza al peronismo, ma non gli hanno dato i voti sufficienti per fare quello che era la risposta da dare a chi, al movimento Cristina Eterna, cioè cambiare la Costituzione in modo tale da permettere alla Cristina Kirchner il terzo mandato. Quindi si sono aperte due lotte parallele. Nell'opposizione, che è estremamente frastagliata e divisa tra il Movimento Socialista di Birner, tra l'Unione Civica Radicale e il poderoso ancora Movimento Peronista, che ha un notevole forza nel paese ancora, perché ha diversi governatori. Chi sarà il successore? Sembra che il nuovo capo di gabinetto, Capitanovic, ha un ruolo molto importante. C'è questo giovane, brillante, giovane, bello amico del figlio di Massimo Kirchner, questo Axel Kicillof, bravissimo, che è brillante, un professore d'università da 42 anni, ministro dell'economia, dopo aver sostituito il precedente Moreno, chiamato lo sceriffo, perché per darti il clima dei rapporti, delle relazioni tra politica e mondo dell'economia, era noto perché quando si sedeva con gli imprenditori per fare le riunioni, per le ragioni economiche, prendeva la pistola, la metteva sul tavolo e dice: adesso cominciamo a parlare. Adesso questo signor Moreno si chiama, chiamato, soprannominato dal giornalismo, dall'opinione pubblica argentina, lo sceriffo, è addetto commerciale dell'ambasciata argentina a Roma. Quindi c'è un clima di grande incertezza, perché c'è stato Massa, un giovane brillante che ha ottenuto un grande successo, che era un peronista dissidente. Ci sono i peronisti dissidenti, per esempio il vecchio Duale. Questo Massa, se non sbaglio, ha vinto, diciamo, tra virgolette, è stato un buon successo nelle elezioni di medio termine. Esatto, e questo è uno dei possibili candidati. C'è un dei grandi rasse, un dei grandi potenti del peronismo, che è il governatore della grande Buenos Aires, perché l'Argentina ha 40 milioni di abitanti, Buenos Aires, la grande Buenos Aires ce n'ha 12 da sola, e è stato quindi il governatore di questa realtà, della grande Buenos Aires, è una potenza. Scioli, anche lui peronista,
sempre un po' in contrasto con la Kirchner, perché la Kirchner non ha mai voluto che emergesse nel campo, diciamo, peronista qualche personaggio in grado di, no, potergli succedere, ha sempre, diciamo, cercato di, usiamo questo, di tagliare le gambe ai potenziali candidati. E c'è poi anche un altro candidato un tempo forte, che è forte anche perché paradossalmente è presidente del Boca Juniors, una squadra molto forte, molto popolare, una specie senza paragoni, con Berlusconi, perché che è il sindaco di Buenos Aires, Macri, lui di origine italiana, un grande imprenditore, che anche lui col suo movimento, col suo, mi pare si chiama il PRO, che è un conservatore, collocato su posizioni, diciamo, politicamente definibili di destra, e anche lui è uno dei possibili candidati, quindi abbiamo, diciamo, una ricchezza di candidati, con una legge argentina strana, perché dice che non devi prendere il 51%, basta che tu possa prendere, basta che tu superi il 40%, però poi quello che viene dopo prende meno 10 punti in meno, che è eletto. L'Argentina sul piano elettorale, fammi di dire questo particolare perché è simpatico, la prima volta in cui fu eletto Néstor Kirchner, sai come avvenne questo? Nel 2007, se non mi, nel 2003, come avvenne? Che lui si presentò alle elezioni e lui e Menem, lui prese il 23%, però al secondo turno Menem non si presentò e lui in pratica poi rimase l'unico candidato e fu eletto, non mi ricordo con quale, cioè è, per dirti la situazione un po' paradossale, un po' assurda dell'Argentina, che ha anche in politica estera delle strane vicende. Una cosa poco conosciuta in Italia, la voglio dire perché mi sembra importante, nel 92-94 ci sono stati due attentati terroristi, di attacchi terroristici in Argentina, contro l'ambasciata di Israele e contro la mutua della comunità ebraica. L'Argentina, in Argentina risiede la più importante comunità ebraica del Sud America, 300.000 persone, morirono in una 23 e l'altra 85 persone. Dopo anni di indagini si scoprirono che i responsabili e furono emessi in mandati di cattura da parte della giustizia argentina nei confronti delle personalità dell'Iran. È stato fatto l'altro anno un accordo tra l'Argentina e l'Iran in cui si sarebbero condotte insieme le indagini su questa tragedia. Ci fu tra i nomi, tanto per dirti, che aveva indicato la magistratura, c'era Rafsanjani, che era stato presidente, Rafsanjani, che è stato presidente dell'Iran, non personaggi di secondo o terzo taglio, perché erano stati attentati che miravano a colpire duramente Israele in un punto lontano da Israele. In questi giorni Timmermans, che è proprio il ministro degli esteri, ha dovuto constatare che questo accordo fatto l'anno scorso non va avanti, cioè è vero, l'accordo non va avanti. È il segno di un'Argentina innotevole che diciamo, continua la sua vecchia tradizione di guerra contro il mondo, un'Argentina strana perché Gianni, pochi sanno, pochi ricordano che l'Argentina fu il paese dove nel 1945 trovarono rifugio benevolo migliaia di ex nazisti, criminali nazisti, che alcune volte si dice con l'aiuto della Santa Sede lasciarono, no, la Germania e altre parti dell'Europa per rifugiarsi. Non è un caso che Eichmann fu catturato in Argentina. Dico sì. Questa cosa per dirti, gli americani, beh, dico questo e chiudo perché il tempo sta terminando, gli americani per esempio nel 45-46 di fronte all'atteggiamento così filoasse nel 44, mentre i brasiliani sbarcavano, ricorre quest'anno il 70° anniversario, perché nel 44 i brasiliani arrivarono in Italia per combattere insieme agli americani il nazifascismo, gli argentini, Perón dava asilo e le simpatie verso l'asse erano manifeste. Non a caso una grande nave da guerra, adesso non mi ricordo il nome, si rifugiò nel porto di Buenos Aires prima di arrendersi, di autoaffondare. Quindi l'Argentina è un paese particolare, un paese strano che ha questa vicenda delle Falkland. Anche noi italiani, quando ci fu la guerra nell'83, io mi ricordo che votammo le sanzioni insieme per,
di solidarietà con l'Inghilterra, ma sei mesi dopo il governo Craxi non le rinnovò, provocando una grave crisi di rapporti diplomatici con la Thatcher. Ecco, l'Argentina è un posto poco conosciuto, il tempo sta venendo meno, però andrebbe approfondito, tra parentesi, perché il 40% della popolazione di quel paese ha antenati più o meno lontani che hanno origine nella terra e nel nostro paese, Gianni. Beh, sì, in chiusura hai fatto un'ottima panoramica, possiamo andare in chiusura. Vorrei ricordare che un'altra cosa che comunque sia è pur sempre un legame è che il luogo da dove viene il nuovo Papa Francesco, quindi insomma anche quello in qualche modo è un filo. Io non sono credente, sono agnostico, però è sempre il vescovo di Roma, è sempre un capo di Stato che sta all'interno della città di Roma, quindi insomma in qualche modo possiamo annoverarlo tra i legami con l'Argentina. E io ti ringrazio, Roberto, per questa tua importante partecipazione su questo argomento su Libri TV. Io penso che se ci saranno evoluzioni potremmo fare degli aggiornamenti, perché insomma è un paese grande l'Argentina e merita insomma ovviamente di essere seguito. Io ringrazio chi ha avuto la pazienza di ascoltarvi, di ascoltarci, e io spero che di aver dato delle risposte soddisfacenti, di aver stimolato la curiosità degli ascoltatori verso questo grande paese che è grandissimo, è il secondo paese più grande dell'Argentina, 2.700.000 chilometri quadrati, confronti ai 300.000 dall'Italia, è veramente un gigante geografico. Buonasera. Grazie ancora Roberto Lovari, a ritrovarci su Libri TV, restituisco la linea alla regia.